Decolla il San Nicolò e lo fa al 93esimo. La terza vittoria consecutiva permette agli abruzzesi di balzare al quarto posto. Scivola il Matelica, adesso sesto, a cui non bastano una manciata di occasioni colossali. Clementi, al terzo inciampo stagionale, il primo in casa, chiude nel peggiore dei modi la settimana del caso Esposito, il vezzo di mercato del presidente Canil, mal sopportato da allenatore e squadra, che anche stavolta parte dalla panchina, salvo poi entrare nella ripresa quando l'ex attaccante del Pescara cambierà marcia al Matelica. E cominciano meglio i biancorossi. Picci, tra il nono e il decimo, si trova per due volte davanti alla porta teramana, ma Calore si salva sempre in angolo. Ecco il San Nicolò al 18esimo, con la punizione di Brighi non trattenuta da Nobile, che permette a Margarita di tirare, anche se senza risultato. Poi si battaglia sul fango con tanti errori da una parte e dall'altra. Il Matelica si rifà vedere sul finire di tempo con Bondi, sgroppata sulla destra, cross a centroarea per Pesaresi, che però non ci arriva. Sipario con l'acrobazia di Lazzarini, Nobile è sicuro. La ripresa, c'è il debutto casalingo per Esposito, che prende il posto di Pesaresi e si piazza dietro Picci. Lo stesso Picci non raccoglie l'invito del solito Bondi. Dopo, il San Nicolò reclama per il contatto Lazzarini-Lispi, dubbi. A ruota il tentativo dalla distanza di Borgese, entra Spitoni, Matelica adesso col 4-3-3. Nobile è costretto a uscire di testa su Margarita, lanciato a rete, e qui si scatena Esposito. Alla mezz'ora serve una gran palla a Iachetta, che tira addosso a Calore. Due minuti dopo l'esterno molisano si divora il gol da pochi passi. San Nicolò alle corde, insomma. Spitoni dal limite, alta. Poi l'arbitro Bonaldo Di Conegliano allontana per proteste dalla panchina biancorossa il DS Dolce. Al 39esimo riecco Iachetta. Quindi, a tempo scaduto, Esposito prova ad armare la testa di Picci. Niente da fare. E così scatta la punizione del San Nicolò, che va a dama con il debuttante Casolla. L'ex Teramo, nell'ultimo spezzone di stagione a San Marino, raccoglie l'assist di Di Sante dopo l'uscita incerta di Nobile. Sogna il San Nicolò, che ha la migliore difesa del girone, 4 gol incassati.